Buonasera a tutti, compagni e compagne. Sono RLS RSU, delegato della Lamborghini. Io prima, per il mio intervento, credo sia doveroso iniziare citando l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, perché credo che in questi anni gli attacchi che ci sono stati da parte, una parte politica di un governo, hanno fatto sì di impoverire i diritti dei lavoratori. L'articolo 9 dice: tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Detto questo, il mio contributo all'iniziativa si concentrerà sulle esperienze che da RLS vivo quotidianamente insieme ai miei colleghi RSU ed RLS. Come dicevo prima, faccio parte dell'automobile Lamborghini, quindi gruppo Volkswagen Audi. Noi nel contratto dell'aziendale del 2012 abbiamo inserito 4 commissioni bilaterali, quindi paritetiche, di cui 2 sono tempi e metodi di organizzazione del lavoro e un'altra salute e sicurezza. Questo grazie anche alla carta, si chiama anche Charta, dei diritti dei lavoratori Volkswagen, quindi è stata una forza in più per darci una mano a scrivere questo integrativo. E lo scopo è quello di implementare i diritti di partecipazione aziendale delle rappresentanze dei lavoratori, democraticamente eletti in tutte le sedi del gruppo Volkswagen. Quindi noi ci siamo fatti forza di questa Charta per scrivere nel contratto aziendale queste commissioni, che hanno il compito mensilmente di incontrarsi. Ovviamente abbiamo avuto anche una formazione grazie alla FIOM, al sostegno alla FIOM CGL, che ci fa formazione, ci continua a farla per quello che riguarda i temi della metrica e su quelli dell'ergonomia, perché quando andiamo a discutere con queste persone è ovvio che dobbiamo avere una preparazione. In più, nell'accordo, oltre a valerci degli esperti esterni della FIOM CGL, abbiamo scritto che l'esperto interno è il lavoratore, quindi su nelle commissioni noi chiamiamo volontariamente i lavoratori che ci vengono a dare supporto, perché solo loro sanno quello che vivono quotidianamente nelle 8 ore di lavoro e le problematiche che ci sono sui posti di lavoro. Quindi questo è importante, perché loro ci danno una mano per risolvere anche questo. Come dicevo prima, questo è grazie anche alla FIOM che ci fa i corsi e che deve continuare su questa onda. Ovviamente abbiamo anche un'azienda e un gruppo che investe nella salute e sicurezza, questo bisogna dirlo. Questo per far sì che nei contratti aziendali, a me non mi hanno sempre insegnato, che bisogna poi esportare a livello nazionale, per far sì, come dice la slide, senza limiti e senza confini. Cioè cercare di esportare quelle aziende che sono meno fortunate di noi, di avere questi diritti. In più abbiamo istituito, noi la chiamiamo 15 in Italia, un incontro che facciamo ogni 15 giorni, RLS, RSPP, medico competente e ufficio personale, dove portiamo sui punti dei lavoratori e cerchiamo di risolverli. Compagni, qua ce lo dobbiamo dire, il rapporto anche con il lavoratore, a proposito di cambiamento, io a volte mi trovo spesso a discutere anche con loro. Per un fatto faccio prima fare questo, perché faccio una pausa, oppure dai, cerca di portare a casa qualche soldo perché magari smeriglio o sono a verniciare. No, noi non dobbiamo concordare il cambio di soldi questi, noi dobbiamo migliorare quelle condizioni, quelle postazioni, per far sì che loro arrivino alla pensione e non si ammalino, ragazzi. Quindi questo quotidianamente è il nostro compito, fargli capire questo lavoratore. So che è un compito difficile, ma lo dobbiamo fare quotidianamente. Da qualche anno abbiamo istituito anche, per esempio, un coordinamento Volkswagen Italia, di tutte le aziende del gruppo Volkswagen Italia, dove ci siamo noi, c'è Ducati, c'è Ital Design, c'è Verona, che non fa parte dei metalmeccanici, però è inserita. Noi abbiamo già fatto 3 incontri, dove ne avremo uno a breve in Ducati, dove il nostro compito è anche fare un documento per quello che riguarda il collocamento delle persone che hanno limitazioni, signori, compagni. Cioè, qua è un problema.
Molte aziende non sanno dove collocare queste, gli anziani che hanno limitazioni. Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo portare le aziende a fargli capire, per far sì che facciano postazioni, per far sì che queste persone arrivino alla pensione dignitosamente. Compagni, poi un pensiero infine che voglio esprimere come messaggio a tutti voi è che la vita lavorativa per le politiche previdenziali, per le nuove generazioni e non, sarà più lunga rispetto alle generazioni precedenti e di conseguenza chi avrà la necessità di stare in salute a lungo per cercare di svolgere al meglio il proprio lavoro e per non subire emarginazione sociale. Per questo dovremo essere molto più esigenti rispetto alle condizioni di lavoro, esempio ergonomia, orari, gestioni straordinarie, e questa è la sfida difficile che ci attende e ci compete, perché crediamo che se le aziende investono su questo siano anche più competitive. Grazie a tutti. Prima di dare la parola a Maurizio, io vorrei concludere così. Uno, chiedo scusa a tutti i delegati che si erano iscritti, ma mi viene l'idea che forse la prossima volta la dovremmo fare.